Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi parleremo dell'effetto Doppler, ma prima sigla! L'effetto Doppler è il cambio apparente della frequenza o della lunghezza d'onda di un'onda. Perché dico che è apparente? Perché in realtà la sorgente emette un suono o comunque un'onda alla stessa frequenza sempre. Quello che cambia è la percezione che noi abbiamo dell'onda. Ma a cosa è dovuto? Questo effetto è dovuto al moto relativo di sorgente e osservatore. Mettiamoci nel caso più semplice. L'ambulanza che si allontana. Cosa succede? La sirena dell'ambulanza genera il suono alla stessa frequenza. Tra l'emissione di una cresta e l'emissione dell'altra cresta, l'ambulanza si è spostata. Questo spostamento dell'ambulanza ha generato una lunghezza d'onda maggiore per chi la percepisce e poi la ascolta. E quindi la frequenza è diminuita. Nel primo video abbiamo detto che la lunghezza d'onda è inversamente proporzionale alla frequenza. Quindi se aumenta la lunghezza d'onda, diminuisce la frequenza. Se invece l'ambulanza si avvicina, i picchi risultano essere più vicini. Perché mentre veniva emesso il secondo picco, l'ambulanza si è spostata di un poco e quindi risultano più vicini. La lunghezza d'onda è diminuita e la frequenza è aumentata. Stessa cosa succede se ci muoviamo noi verso l'ambulanza o ci allontaniamo noi dall'ambulanza. È un po' come quando voi siete in macchina e vedete le macchine che vanno nella direzione opposta andare più veloci. In realtà è una percezione che noi abbiamo perché stiamo viaggiando anche noi in macchina nella direzione opposta. È più o meno questo il principio alla base, è una questione di moti relativi, di come le sorgenti e gli osservatori si spostano rispetto alla base dell'effetto Doppler, quindi ci sono i moti relativi. E quindi, come in tutti i moti relativi, ci sono velocità apparenti, frequenze apparenti e lunghezze d'onda apparenti, perché non c'è nulla di reale. Vi ho fatto l'esempio di una sirena di un'ambulanza. Ma l'effetto Doppler si applica solo al suono? No, si applica anche alla luce. Quando sentii per la prima volta parlare di effetto Doppler e mi dissero che l'effetto Doppler si applicava anche alle onde elettromagnetiche, la prima cosa che pensai è: perché non cambiamo colore quando corriamo? Perché la velocità della luce è molto più alta rispetto alle velocità che possiamo raggiungere con i mezzi a nostra disposizione e quindi non riusciamo a verificarlo nella vita quotidiana. L'effetto Doppler non dipende solo dalla velocità relativa tra osservatore e sorgente, ma anche dal rapporto che c'è tra questa velocità e la velocità dell'onda stessa. Nel caso del suono, la velocità è molto più bassa rispetto a quella della luce. È una velocità che possiamo raggiungere anche noi esseri umani. Basti pensare che alcuni aerei riescono a superare il suono. L'effetto Doppler è largamente usato in astronomia. Viene utilizzato per vedere a che velocità si stanno allontanando o avvicinando i corpi celesti. Se un oggetto si sta allontanando da noi, come accade per le onde sonore, la lunghezza d'onda aumenta. Aumentando la lunghezza d'onda, se un oggetto celeste si sta allontanando da noi, come accadeva per le onde sonore, c'è un aumento della lunghezza d'onda. Un aumento della lunghezza d'onda significa spostarsi nella banda del visibile verso il rosso, perché il rosso è il colore a lunghezza d'onda maggiore. Se invece l'oggetto si sta avvicinando a noi, come accadeva appunto per le onde sonore, c'è una diminuzione di lunghezza d'onda. Una diminuzione di lunghezza d'onda significa spostarsi verso il blu e quindi si chiama blue shift. L'universo si sta espandendo e quindi genera spazio tra i diversi corpi celesti che sembrano allontanarsi gli uni dagli altri e quindi vediamo più red shift rispetto a blue shift, ma in realtà anche il blue shift vengono osservati, per esempio nel caso di Andromeda. Questo è tutto per oggi, noi ci vediamo ad un prossimo video, mi raccomando commentate, condividete, mettete like e noi ci vediamo ad un prossimo video.